Vabbè, è una cosa entusiasmante, l'organizzazione e la cosa che forse non è stata detta e mi piace farla è che tutti coloro che hanno lavorato con i candidati e tutti coloro che sono stati dietro alle quinte di questa organizzazione sono stati dei campioni, perché non c'è stata una sbavatura, non c'è stata una disorganizzazione. Hanno lavorato dalle 4 del mattino con l'ora legale di ieri e interrottamente per 22 ore. Credo che sia solo questo è già una cosa incredibile. Ma la cosa interessante è che questa città oggi o domani mattina, quando questo verrà rivisto, si sveglia con una speranza nuova. È una città che può immaginare di cambiare modello, può cambiare anche la qualità delle relazioni, che secondo me devono essere rinsaldate con tutti coloro che credono che questa città può veramente ambire e avere successi incredibili, perché abbiamo, grazie ai nostri antenati, un patrimonio inestimabile che è stato probabilmente anche ben curato, ma che non è stato iniettato come era giusto che fosse nella testa di tutti i materani. Quando si dice che la cultura deve essere di tutti, è perché tutta la città ha vinto il 17 di ottobre la nomina a Capitale Europea della Cultura, ma credo che non è solo una nomina così come uno slogan, va sentita e va vissuta con quell'entusiasmo, con questa gioia, con questa trasparenza che abbiamo visto oggi, perché Matera finalmente non solo è libera, ma può anche volare nei prossimi anni.